Buongiorno, buongiorno a tutti voi di essere qui e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Iniziamo questa prima sessione cercando di sfidare un po' di contraddizioni e partiremo raccontando come le contraddizioni vengono viste, come vengono viste dall'esterno, per poi discuterne con i nostri panelisti che vi presenteremo a tempo debito. A questo punto io lascio la parola a Katia Cazzaniga che ci racconterà alcuni punti di vista che abbiamo raccolto. Mi dicono che non si sente, voi sentite? È sul canale sbagliato allora forse. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Chiedo gentilmente di mandare il deck di presentazione. Come diceva il collega Andrea Lemanno, inizieremo questo incontro mostrandovi alcuni dati di alcune ricerche che Ipsos conduce sia come osservatori sul tema della CSR, sul tema della sostenibilità, che ovviamente è un tema molto a noi molto caro e che seguiamo da diversi anni, e anche dati di ricerche condotte quest'anno ma anche negli anni passati esplicitamente per il Salone. E poi, come diceva Alemanno, daremo la parola ai nostri graditi ospiti che ringraziamo. Siamo ancora di essere qui con noi per discutere del tema. Iniziamo con, diciamo, una visione un po' internazionale che volevamo darvi di cosa pensano le persone in questi 33 paesi del mondo rispetto a una domanda. Nella tua opinione, cosa sarà secondo te maggiore in futuro? I costi ridurre il cambiamento climatico o i costi economici del cambiamento climatico stesso? Come vedete dai risultati, senza andare in eccessivo dettaglio sui paesi, come vediamo la situazione è abbastanza in equilibrio. Fortunatamente il verde, quindi l'aspettativa che i costi del non affrontare il cambiamento climatico genereranno, diciamo, dei problemi e quindi, come dire, degli svantaggi, sono lievemente superiori, ma di fatto la situazione un paese per l'altro è abbastanza in equilibrio. E se guardiamo l'Italia, che trovate abbastanza in basso, diciamo, in questo ranking, la situazione è in completo equilibrio, quindi fondamentalmente gli italiani vedono forse più i costi del cambiamento climatico, i costi appunto diciamo dell'affrontarlo, che non tanto i benefici che potrà portare. E questo ci colloca diciamo un po' lontani, se vogliamo, dai nostri cugini più strettamente europei, spagnoli che trovate di fatto in terza posizione, poco sotto i francesi e diciamo a metà classifica i tedeschi. Quindi di fatto già questo è un tema sicuramente a cui porre attenzione, perché l'Italia è un paese, diciamo, di popolazione che va un po' convinta anche del fatto che è necessario come dire, agire, perché i costi del non agire potrebbero essere molto alti. Eravamo qui esattamente un anno fa, dove ci eravamo lasciati, sulla velocità delle transizioni. Siamo troppo lenti. Quando si parla di transizioni, gli italiani dicono siamo troppo lenti, bisogna accelerare. E qui ci viene in aiuto, se vogliamo, il presidente Mattarella, che solo pochi giorni fa, parlando in particolar modo della transizione energetica in un incontro in cui si discuteva delle relazioni Italia-Germania, ha proprio detto bisogna accelerare, perché sono sotto gli occhi di tutti diciamo gli effetti negativi del non agire e di non affrontare il cambiamento climatico, e diciamo che la popolazione è assolutamente d'accordo con lui. Ma diciamo una prima buona notizia nella condivisione di oggi. Noi abbiamo appunto intervistato in questa occasione diversi target. Trovate qui la popolazione generale, la vedete in alto, la popolazione attenta, chi ci segue in questa occasione del Salone, ma anche, come dire, al di fuori di queste porte dell'Università Bocconi, sa che noi classifichiamo un po' la popolazione italiana ma anche internazionale rispetto ai propri atteggiamenti sulla sostenibilità, e individuiamo, diciamo, un target di popolazione che definiamo popolazione attenta o fan della sostenibilità. Sono quegli individui che ci credono, che si impegnano, che fanno cose, che comunque sono ambassador, e quindi una popolazione molto appunto attenta al tema. E poi abbiamo il target aziende, aziendale. In questo caso abbiamo un target aziende con più di 10 dipendenti, quindi con una certa dimensione, a cui vi affiancate in qualche modo voi, cioè le aziende che partecipano al Salone, che hanno partecipato negli anni scorsi al Salone, che ci è data l'opportunità appunto di
ascoltare ed intervistare. Cosa pensano tutti questi target? Che fondamentalmente è chiaro a tutti che ci sono delle contraddizioni nell'agire, nei progressi di sviluppo e nelle trasformazioni della società. E ci dicono fondamentalmente che queste contraddizioni sono comunque inevitabili, non si possono evitare, bisogna essere consapevoli che ci sono, e ci dicono meglio un'azione che porta con sé una contraddizione che una non azione. Quindi questo sicuramente è già un messaggio positivo. Bisogna però stare un pochino attenti, e qui diciamo è soprattutto la target della popolazione e quella particolarmente attenta che ci dà un po' due warning. Il primo è che attenzione, perché le contraddizioni sono comunque delle situazioni dove soggetti poco etici potrebbero tentare di approfittarne, e poi che comunque se ci sono delle contraddizioni potrebbero essere testimonianza di un basso impegno, e qui ce lo dicono soprattutto la popolazione attenta, perché chiaramente si mettono i loro panni, noi ci impegniamo, noi facciamo, noi cerchiamo di portare avanti questo discorso e intorno a noi magari vediamo persone o aziende non così tanto coinvolte, e quindi questo sicuramente è un altro elemento d'attenzione. Però diciamo è innegabile che a tutti è chiaro che le contraddizioni ci sono e devono essere conosciute ed affrontate. Ma la percezione dell'impegno di insostenibilità dei diversi soggetti, come viene visto? E noi riusciamo a dare una risposta a sia come viene visto l'impegno degli individui, delle persone, vedremo poi l'impegno del governo o delle istituzioni e l'impegno delle aziende. L'impegno delle persone è interessante notare come gli individui, cioè si autogiudicano attenti o molto attenti ai temi della sostenibilità nel 35% dei casi, un terzo. Le aziende, cioè gli imprenditori e i manager che abbiamo intervistato, addirittura portano questa visione dell'impegno delle persone al 41%, quindi le aziende riconoscono che gli individui si stanno impegnando. Il governo, come viene visto, un pochino meno impegnato, se vogliamo dire, cioè l'impegno alto, molto alto, massimo del governo è visto in misura minoritaria. Ci sono sicuramente degli spazi di miglioramento, ma che cosa la ricerca ci ha portato a dire? Che sicuramente, allora, le aziende, se pensano al governo e alle istituzioni, in realtà pensano a uno scarso impegno per mancanza di volontà. Le persone, gli individui, dicono che non è tanto una mancanza di volontà, è una mancanza di linee guida. E anche qui, non per citare il Presidente di nuovo, ma il Presidente Mattarella appunto anche qui nei giorni scorsi ha detto che ci sono delle contraddizioni tra le linee guida a livello internazionale e poi le attuazioni, diciamo, nei singoli paesi, anche quando queste vengono fatte dalle stesse persone che prendono le decisioni a livello internazionale. Quindi evidentemente c'è un tema di contraddizioni che, come dire, è un po' a tutti i livelli quando si parla di sostenibilità. E le aziende? Beh, qui andiamo a un percorso un po' a ritroso. Allora, le aziende che sono qui presenti, che partecipano al salone, che magari vi partecipano da anni, sono ovviamente molto dentro il tema, sono molto convinte, e sostanzialmente 2 su 3 dicono noi siamo già massimamente attenti ai temi, e di fatto 1 su 3 dice ci sono ancora spazi di miglioramento. Ma se usciamo da queste porte, se andiamo nel mondo delle aziende italiane, che cosa succede? Allora, di fatto, 1/3 ti dice noi siamo impegnate, 1/3 ci dice noi possiamo sicuramente, stiamo già facendo qualcosa ma possiamo di fare di più. Ci ha un po' colpito questo 22%, 2 imprenditori, 2 manager su 10 che ci dicono è scarso per mancanza di volontà. Cioè le aziende, la volontà delle aziende è la volontà degli imprenditori e dei manager, quindi sicuramente queste sono persone, individui in quanto manager e imprenditori che devono essere convinti. È interessante anche notare come le persone, o meglio in questo caso gli occupati, quindi chi lavora nelle aziende e quindi in qualche modo parla della propria azienda, si riconosca abbastanza nella visione dei propri imprenditori, perché come vedete anche qui 1/3 dice la mia azienda si sta impegnando molto, 27%, quindi di nuovo più o meno 1 su 3 ci dice ci sono spazi di miglioramento, ma di nuovo qui le persone riportano questo tema dello scarso impegno per mancanze di guida. Si ritrovano anche nella scarsa volontà, ma si ritrovano ancora nelle linee guida. Quindi se vogliamo le persone, quindi gli individui, sono quelli come target che in qualche modo sentono veramente un peso da questa mancanza di linee guida, che quindi non sanno esattamente indirizzare i loro sforzi che comunque riconoscono esserci. Cuore di questa condivisione, le contraddizioni che vengono viste da questi target che abbiamo intervistato. Abbiamo una serie di contraddizioni che sono condivise sia dalla popolazione, quindi dai singoli individui, sia dalle aziende, e le vediamo qui.
La prima è il tema dell'auto elettrica, la spinta all'uso dell'auto elettrica. Sì, ma ci sono delle domande che le persone e le aziende si fanno dietro questa spinta. Chi paga? Siamo pronti? Gli altri? Come funzionano queste macchine elettriche? Da dove arriva l'elettricità che le muove? Che cosa succederà poi quando dovranno essere in qualche modo smaltite i materiali, ovviamente, e le auto stesse? Quindi sicuramente le persone e le aziende si pongono delle domande. La spinta ai consumi attraverso i prezzi bassi. Anche qui, ovviamente, in una situazione di crisi, arriviamo da anni di inflazione, eccetera, c'è un tema, cioè il basso prezzo, la spinta sui bassi prezzi, supporta alcune fasce in difficoltà della popolazione. Però qui il tema è: ma bisogna spendere meno o bisogna spendere meglio? E quindi anche qui è un tema evidentemente contraddittorio. Le rinnovabili, grandi dichiarazioni di impegno sulle rinnovabili, e qui poi vedremo la citazione di una persona che abbiamo appunto intervistato nelle nostre indagini, però continuiamo a usare combustibili fossili e continuiamo a investire nella ricerca di fonti fossili. E da ultimo le politiche di inclusione, anche qui grande enfasi, pochi fatti concreti e in qualche modo, diciamo, la cui l'affermazione è: la diversità è sì tutelata ma non valorizzata, quindi comunque ci fermiamo a uno step abbastanza basico. Ci sono poi delle contraddizioni che vengono viste soprattutto dalla popolazione, e quindi siamo sempre in un tema di momento di crisi, in parte, dove il divario tra, come dire, chi detiene la ricchezza e chi invece in qualche modo in situazione di difficoltà si amplia sempre di più, e quindi qui la domanda è: ma c'è troppa enfasi sulla sostenibilità ambientale in questo momento, ce n'è troppo poca? La risposta è: non lo sappiamo, quindi evidentemente anche questo genera una contraddizione. Altro tema rilevante, di cui sicuramente siete ampiamente consapevoli, è questo tema del greenwashing, social washing e ESG washing, e questo è un tema veramente rilevante, perché in un contesto non così chiaro, questi fenomeni rischiano di creare scetticismo, cioè di ampliare la fetta di popolazione o di imprenditori o di rappresentanti delle aziende scettici rispetto al tema. E siccome abbiamo già visto prima che alcuni dicono non ci impegniamo per mancanza di volontà, cioè se li perdiamo anche attraverso lo scetticismo, evidentemente facciamo poi fatica a portarli a bordo. Le aziende, lato loro, dove vedono soprattutto, in aggiunta a quello che abbiamo detto prima, temi di contraddizione? Le politiche di riduzione del gender gap, anche qui tante dichiarazioni, pochi fatti concreti, e ti viene da dire però le aziende sono parte attiva in causa rispetto a questo tema, quindi sicuramente anche qui probabilmente c'è una mancanza di linee guida, ma c'è anche un impegno delle singole aziende. E poi questa spinta a individualismo, personalizzazione e continua innovazione, che sono di nuovo un tema sicuramente contraddittorio, perché si va verso la personalizzazione, quindi le aziende non hanno l'economia di scala su cui magari hanno costruito il proprio business, si va verso una continua innovazione, quello che ho fatto ieri oggi è obsoleto perché mi viene chiesto di fare qualcosa di nuovo, e quindi il riuso dove lo mettiamo? Tutte le materie prime che devono rientrare in circolo, in gioco per produrre nuovi prodotti, dove le mettiamo? E quindi sicuramente un tema molto sentito dalle aziende. Citavamo prima alcune appunto verbalizzazioni che abbiamo avuto o da, come dire, sicuramente esperti sul tema, come appunto abbiamo visto la citazione che ricorderete tutti del ministro Cingolani: la transizione ecologica non sarà un pranzo di gala, quindi un tema di costi, la transizione, le transizioni costano. E poi, diciamo, citazioni da alcune nostre interviste fatte durante questi anni, la seconda di un manager di comunicazione: le persone vanno convinte una a una sul proprio beneficio personale, perché i benefici troppo alti per il pianeta, per le comunità, funzionano solo se io sono convinto e so di poter trarre io in qualche modo un, chiamiamolo così, beneficio o qualcosa per che motivi me a fare e agire. Abbiamo poi un attento alla sostenibilità, che sicuramente va in quella direzione che abbiamo citato prima, quindi della transizione in particolar modo energetica. Le congiunture internazionali e la crisi energetica era un'ottima occasione finalmente per dare una spinta alle rinnovabili. Siamo tornati all'oil and gas in qualche modo, perché lì appena si è creata la crisi energetica, ricorderete bene, dove prendiamo l'energia, e siamo tornati evidentemente a cercare pozzi, a cercare fonti energetiche legate di fatto ai combustibili fossili. E l'ultima, Alex Langer, ovviamente, che ci dice:
dice che non si può tornare a un modello in qualche modo vecchio, bisogna abbracciare delle concezioni alternative e, come dire, anche raccontarle molto bene, perché sennò evidentemente come dire, ogni provvedimento, ogni cambiamento, ogni cosa che ci porta fuori dalle nostre comfort zone evidentemente verrà osteggiata. Notizia positiva, comunque i nostri intervistati ci dicono in gran parte che tra 20 anni il mondo sarà molto più sostenibile di oggi. Interessante notare come sia nella popolazione sia nelle aziende, diciamo, chi è più vicino al tema, quindi la popolazione attenta e le imprese che sono qui presenti, sono molto più fiduciose rispetto appunto alla sostenibilità e alla migliore sostenibilità o mondo più sostenibile fra 20 anni. Quindi anche qui possiamo dire che conoscenza e comunicazione fanno convinzione, quindi più uno conosce il tema, più uno è informato, sicuramente, come dire, lo sposa di più e vede i benefici. E lasciamo poi, vi lasciamo con questa domanda sostanzialmente, che ci dice: ma come si fa a dimostrare e anche in qualche modo a convincere tutti noi che ogni soggetto deve fare il proprio ruolo per come dire, combattere la crisi climatica, il cambiamento climatico, quindi diciamo tutta la transizione ambientale, energetica, ma anche le altre transizioni, ognuno di noi è parte in causa e quindi bisogna chiaramente essere in grado di dimostrare questa cosa e ovviamente di comunicarla. Lascio quindi la parola al dottor Alemanno insieme ai nostri ospiti, grazie mille. Grazie a Katia di questa pennellata di informazioni. E adesso vi presento gli ospiti, anzi lascerò che loro dicano due parole su di loro, raccontandomi però velocemente, avete un microfono lì, e di quanto ha raccontato Katia, cosa vi ha colpito di più? Parto da Francesca, soprattutto perché ha il microfono in mano, quindi sono un po' costretto. No, scherzo. Grazie. Mi ritrovo molto, soprattutto lavorando con le aziende. Io lavoro in Climate Partner, che è una società che si occupa di supportare le aziende nella strategia climatica. E quello che è evidenziato, secondo me, mostra molto quello che diceva stamattina Rossella Sobrero sulla difficoltà. La sostenibilità non è facile e secondo me le risposte che hanno dato e che fuoriescono sono comunque di un sistema sicuramente complesso, di direttive che secondo me non è vero che non mancano, ma secondo me le linee guida sono troppe, a volte confuse, a volte non necessariamente vanno tutte nella stessa direzione. C'è un tema sicuramente di costi che è rilevante sia da un punto di vista del cittadino ma anche secondo me delle aziende, perché ad oggi la sostenibilità, parlando con le aziende, non sempre porta nell'immediato, ma questo si sapeva, un beneficio economico, per cui se mancano le linee guida e non si vede il beneficio sicuramente ci si concentra più sui costi. Grazie. Melania. Grazie, buongiorno a tutti, io sono Melania Mazzon, lavoro come avvocato consulente di sostenibilità presso Lexiam, un studio legale, e io invece supporto più le aziende dal punto di vista della governance, quindi a costruire una struttura di governance sostenibile. E quello che mi ha colpito invece, quello che ho trovato particolarmente interessante del vostro sondaggio è vedere come oggi ci sia ancora un generale senso di sfiducia verso quelle che sono le iniziative già intraprese e c'è un po' la percezione che si stia facendo ancora troppo poco, troppo lentamente, però dall'altro lato abbiamo visto in una delle ultime slide che c'è anche dell'ottimismo verso il futuro, no? Verso quelle che potranno essere le prospettive di sostenibilità nei prossimi 20 anni. E secondo me questa contraddizione riflette anche la complessità del tema, perché oggi ci sentiamo evidentemente ancora inadeguati, però percepiamo l'importanza delle tematiche di sostenibilità e probabilmente siamo fiduciosi che in un futuro troveremo il modo per concretizzare i nostri obiettivi. Grazie di questo intervento. Alessia, invece, cosa ti ha colpito, se qualcosa ti ha colpito? Intanto buongiorno a tutti, io sono Alessia Pedrazzoli, sono ricercatrice dell'Università Milano Bicocca e mi occupo principalmente di ESG nel settore finanziario. Quello che mi ha colpito del report è una delle ultime slide che abbiamo visto, quindi una contraddizione che è anche una paura di quelle che sono le imprese di attività di social washing, green washing o ESG washing. Questo perché
da un punto di vista delle imprese, in pochissimi anni c'è stata una corsa alla sostenibilità, quindi a dover adempiere a quelle che sono delle normative in termini di compliance, per poi oggi ad arrivare già una normativa che è quella dell'Unione Europea che ci dice che cos'è il greenwashing, quindi passiamo da dovete essere assolutamente compliance a attenzione perché ci sono invece dei problemi, perché potete trarre in inganno quello che è il consumatore ma quello che è l'investitore. E un passaggio per collegare anche questo panel con quello precedente, addirittura già siamo al greenwashing, quindi ho talmente paura del greenwashing che devo fare un passo indietro. Quindi secondo me questa è quello che mette anche in luce il report, è proprio una contraddizione che nasce un po' da linee guida che si sono avvicinate troppo velocemente e a cui le imprese stesse hanno fatto fatica, perché probabilmente anche all'interno c'era un problema di competenze, capacità di riuscire a trovare una guida. Quindi credo che questo sia uno dei passaggi molto rilevanti della vostra analisi. Grazie mille, e chiudiamo con Antonio, a cui faccio la stessa domanda, poi magari entriamo più nello specifico nel dibattito delle vostre competenze più precise. Sì. Ma ti ha colpito qualcosa di quanto raccontato da Katia? Sì, grazie Andrea. Io sono Antonio Picasso, ovviamente non sono parente, direttore di Competer, un think tank di base a Bruxelles che si occupa di politiche pubbliche sull'agri-food. Due cose mi hanno colpito: le contraddizioni, e meno male che ci sono perché altrimenti vivremmo in un sistema totalitario, tutto sommato. Le contraddizioni portano a, per dirla alla Einaudi, deliberare e quindi decidere insieme in dibattito pubblico quali sono le strade migliori da adottare. Quello che mi ha colpito ulteriormente è il discorso della lentezza, che secondo me va preso da un'altra prospettiva. Uno va purtroppo accettato, perché è nella lentezza che si arriva a dei risultati concreti, ed è meglio che per alcuni aspetti ci sia la lentezza. Faccio un esempio: la scorsa settimana la Commissione UE ha deciso di rinviare l'applicazione del regolamento sulla lotta alla deforestazione, che era entrato in vigore all'inizio dell'anno, che era nato nell'ambito del Green Deal qualche anno fa, e è stata accolta la decisione da tutti sostanzialmente positivamente. Perché? Perché non c'erano le linee guida, cioè non c'erano le istruzioni per l'uso, perché le linee guida altro non sono che le istruzioni per l'uso, affinché i singoli governi, ma poi a cascata le singole imprese, potessero applicare questo regolamento sul prodotto importato dall'estero. E quindi è logico che queste decisioni, che poi sono, portano a dei risultati, dovrebbero portare a dei risultati radicali, devono essere prese molto più lentamente, forse della velocità delle nostre, forse anche illusioni, o dei nostri sogni. Poi chiudo. Mi è venuto in mente una cosa: qualche giorno fa ero ad una rivista di auto storiche in centro a Milano, via Maroncelli, e c'erano queste Alfa degli anni 50 agli anni 80 che percorrevano una strada molto stretta, perché comunque il centro storico di Milano è una strada molto stretta, c'era un grande baccano. Mi sono reso conto che le auto di oggi non fanno più baccano. Comunque, in ogni caso, per quanto ci sia ancora questo impegno nel cambiare la cultura dell'auto, almeno sull'inquinamento acustico si è fatto qualcosa. Non è proprio nulla, cioè è già un elemento positivo che si è raggiunto appunto con lentezza, che si è raggiunto con un impegno delle case automobilistiche per fare qualcosa. Grazie, se intanto ripassiamo, aggiungo anch'io una riflessione. Il tema delle contraddizioni, sono molto d'accordo, è ineludibile e ben venga, perché ci, in un certo senso sono antipatiche, ma ci costringono ad avere sempre un senso critico rispetto alle cose che facciamo. Io credo che tanta tensione, tanta volte delusione, un scetticismo, quello che raccontava Katia, è anche nato dal fatto che l'abbiamo forse fatta semplice un po' all'inizio, e io dico, aver parlato tanto di transizione come fosse un passaggio veloce da A a B e poi saremmo velocemente arrivati in una situazione migliore,
in buona fede è stato fatto, ma è un po' parte del fraintendimento di oggi, perché tutti forse si aspettavano qualcosa di molto veloce e anche poco costoso, invece è una cosa che sicuramente richiederà un cambiamento epocale che avrà il suo tempo e che dovrà via via essere sempre rivisto. Le contraddizioni ci aiutano a essere attenti. Vorrei entrare adesso un po' più nello specifico delle vostre competenze. Inizio da Francesca. Dal suo osservatorio vede tante aziende, tante PMI che per varie ragioni decidono di intraprendere un percorso che le porta a essere più sostenibili, in particolare magari a essere più attente a tutte quelle che sono le dinamiche ambientali. Come le vivi tu queste aziende? Cosa osservi? Cosa noti? Ci puoi un po' raccontare che contraddizioni vivono queste aziende? Sì, sicuramente noi lavoriamo principalmente con le medie imprese, diciamo, ma c'è sicuramente una tematica di know-how, di conoscenza. Si rivolgono a noi molte aziende le quali si trovano a interfacciarsi con appunto le linee guida, per esempio adesso la CSRD, e non sanno veramente come muoversi, quindi c'è proprio un tema di education anche alle aziende che secondo me è estremamente rilevante. C'è una sostenibilità che ad oggi sta andando forse anche giustamente, però in una direzione molto legata alla reportistica, quindi molto legata al bilancio di sostenibilità, alla misurazione dell'impronta carbonica, a come andare a ridurre le emissioni con una forte pressure dell'Europa, perché comunque il Green Deal chiede alle aziende di ridurre più o meno del 50% nei prossimi anni le proprie emissioni. E quindi le aziende si ritrovano da una parte a difficoltà a raccogliere i dati, soprattutto se pensiamo a dei gruppi di aziende, è difficilissimo mettere insieme così tante aziende magari diverse e riuscire comunque ad ottenere una reportistica che sia uniforme. C'è un tema sicuramente di obiettivi di riduzione, quindi come una volta che ho misurato il mio impatto come vado a ridurlo, e ad oggi mancano le tecnologie per ridurlo, quindi è vero che sono dei piani al 2030-2035, però comunque ad oggi l'azienda che vuole ridurre, o soprattutto l'azienda che ha già ridotto il più possibile, si trova veramente in difficoltà su che passi ulteriori fare e come metterli in atto. C'è un tema, per esempio, anche se pensiamo al semplice spostamento dei dipendenti, che è un'attività una categoria che viene comunque misurata a livello di impatto, il feedback di molte aziende è anche la mancanza di collaborazione poi tra pubblico e privato, quindi aziende per esempio che sono localizzate vicino alle autostrade, quindi che non possono accedere ai mezzi pubblici urbani, si ritrovano nel momento in cui devono chiedere ai dipendenti di non usare l'auto privata, o gliela forniscono elettrica, oppure l'alternativa è che non c'è ad oggi un servizio pubblico che possa supportare le aziende in questa fase. Materie prime riciclate, un'altra attività su cui si spinge tantissimo le aziende ad oggi a incrementare la percentuale di riciclato, perché è sicuramente una strategia che aiuta a ridurre le emissioni. In Italia trovare materia prima secondaria non è sempre, da un punto di vista burocratico, è impegnativo e non esiste ad oggi una filiera è già tanto che non sia ancora un rifiuto. Esatto. E quindi sì, insomma, le aziende, devo dire che poi, per non parlare delle grosse che noi tendenzialmente non seguiamo nello specifico come consulenza, però se pensiamo a quella che secondo me è la contraddizione chiave ad oggi, che spiega un po' dove siamo e dove stiamo andando, se pensiamo alle società che si sono tolte dai Science Based Target o comunque stanno rivedendo gli obiettivi di sostenibilità dovuto al fatto che l'AI sta entrando prepotentemente nelle aziende, quindi l'impatto dell'AI. Chiudo con il tema della compensazione, che ad oggi, perché volevo chiedertelo ma ho visto che mi hai anticipato, perché si parlava prima, che diceva giustamente stamattina, si parlava che la sostenibilità rimane comunque un asset da comunicare, quindi quello che vediamo oggi è sicuramente una rincorsa a uno storytelling che deve essere credibile e trasparente. La compensazione secondo me entra in questo cappello, è importante che sia fatta appunto in modo trasparente, il trend sta andando verso i progetti sempre più di qualità e quindi che sia, è giusto che le aziende investano, ma che lo facciano perché si sentono virtuose e non perché vogliono arrivare sul mercato col prodotto a impatto zero.
scusa, una battuta velocissima. Quindi tu vedi la compensazione uno strumento di maturazione dell'azienda, non uno strumento per abbandonare un po' la battaglia e compensare? No, appunto, dipende come lo fai. Se lo fai perché vuoi comunicare solo ed esclusivamente sono carbon neutral, sono sostenibile o riforestato, credo che non sia la direzione, e nel frattempo trivelli, credo che non sia la soluzione. Se invece lo fai come presa di coscienza di un'esternalizzazione che ad oggi le aziende non tengono in conto, perché noi il costo dell'ambiente non lo riflettiamo ancora nei prodotti e nei costi aziendali, quindi se l'azienda lo vive più come un atto virtuoso ed è quello che poi chiede anche l'SBTI e chiede l'IPCC, quindi alle aziende comunque di investire oltre la propria value chain, quindi che sia un'attività che l'azienda fa in parallelo alle strategie di riduzione e con massima trasparenza su quello che fa, credo che abbia un suo valore. Grazie mille. Salterei adesso, passerei direttamente ad Alessia. Alessia è una ricercatrice, quindi ha studia questi fenomeni, e ti chiedo, da quello che sono un po' i tuoi studi e anche dalla relazione che quindi Gioco Forza hai avuto con molte aziende, mi dicevi tu vedevi molte contraddizioni, ne vedevi molte proprio nella capacità delle aziende di in qualche modo essere, diciamo, andare oltre il dichiarato, quindi in qualche modo poi implementare effettivamente quello che magari in buona fede hanno promesso e hanno dichiarato, e anche nell'ambito sociale dove magari uno pensa possa essere più direttamente sotto controllo dell'azienda stessa. Per cui ti chiedo, ci racconti un po' la tua esperienza su quest'ambito. Allora, quello che possiamo dire è che sicuramente molte aziende si interfacciano con questa contraddizione che sta nel dichiarato, quindi nelle policy che hanno effettivamente sviluppato all'interno delle aziende, quelle che poi sono i KPI collegati ai diversi pillar, quindi dall'environment al social. Non considero la governance come, e poi anche quello che ci hanno detto le imprese, un pillar di effettivamente contraddizioni, perché ad oggi è invece un fattore abilitante di tutte quelle che poi sono effettivamente sia le strategie e quindi KPI legati e le policy sviluppate dalle imprese. Quello che abbiamo trovato nel nostro studio è però una relazione tra quanto questo misallineamento tra dichiarato e performance impatta sulla reputazione aziendale. Prima abbiamo parlato di greenwashing, abbiamo parlato di social washing, ad oggi proprio perché quello che sono state anche le spinte del regolamentatore sono andate per lo più nella direzione dell'ambiente, vediamo che c'è un impatto reputazionale negativo, in particolar modo per le imprese che hanno questa contraddizione, quindi tanto dichiarato ma poca performance su quelli che sono i temi ambientali. Il pilastro social rimane quello ad oggi molto più difficile, se ci pensate, anche da individuare con gli indicatori quantitativi. Questo perché probabilmente si presta anche più a una narrazione, a individuazione di policy che non l'abbiamo visto anche nel report, pensiamo alla questione della presenza appunto della parità di genere nei luoghi di lavoro, trova molte difficoltà ad avere un indicatore o dei KPI effettivamente concreti. E proprio su questo aspetto infatti abbiamo anche sviluppato un ulteriore studio su quelle che possono essere le difficoltà che le imprese incontrano nell'effettivamente implementare quelle che poi sono le policy di genere, e vediamo che c'è molta difficoltà ad andare oltre quello che è un board dell'impresa e a cascata arrivare a quelli che sono i dipendenti e gli executive. Ti chiedo un attimo, ma la difficoltà quindi non è cattiva volontà, è che non sanno cosa fare oltre, diciamo, stabilizzare i numeri? Allora, diciamo che come avete messo almeno da quello che hai visto tu adesso. Allora, diciamo che come avete messo in evidenza benissimo voi, ci possono essere imprese che adottano comportamenti opportunistici perché hanno perfettamente capito quello che vuole il mercato, cioè quindi in questo momento è importante comunicare, è assolutamente doveroso per l'impresa comunicare quelle che sono le proprie attività. E poi dall'altra parte abbiamo invece imprese che probabilmente fanno invece fatica a muoversi nelle varie normative, quindi diciamo che a volte c'è un social washing o un greenwashing volontario, in altri casi non è assolutamente volontaria questa adozione di comportamenti da parte delle aziende. Quindi, grazie.
No, passeremo a Melania, perché l'hai chiamata in causa sulla governance dicendo vabbè, la governance è un fattore abilitante, quindi è facile, cambiamo la governance, miglioriamo tutto. Tu che cerchi di cambiare la governance, cosa, quanto è facile? Quanto è facile dire all'imprenditore che ha sbagliato tutto fino a quel che momento? Che deve mettere che poi non le è donne vero. Nel board, esatto. Difficilissimo. Che, e non solo la figlia alla comunicazione, esatto. Come si usava. No, allora, appunto io mi riaggancio un po' a quello che hanno detto Francesca ed Alessia, perché sicuramente le iniziative ambientali e sociali sono importantissime, però c'è un po' la tendenza a ricollegare il concetto di sostenibilità con quella di sostenibilità ambientale e sociale, dimenticandoci della governance. Infatti, anche se pensiamo all'acronimo ESG, la governance è l'ultima dimenticata, no? E in realtà, a mio avviso, è un po' il punto di partenza affinché poi la strategia di sostenibilità si concretizzi e sia effettivamente efficace. E che poi c'è anche un po', se vogliamo, una difficoltà a concepire il concetto di governance, cosa significa governance, no? E tradizionalmente questo termine va ad indicare le strutture organizzative decisionali che stanno dietro ogni organizzazione, però con la maggiore sensibilità verso le tematiche di sostenibilità si è arrivati ad ampliare questo concetto, andando a ricomprendere non solo chi prende le decisioni e che decisioni prende, ma anche sulla base di quali valori le ha prese, no? E quindi appunto agire sulla governance ci consente proprio di andare a definire, se vogliamo, quella, chiamiamolo DNA aziendale, che determina poi l'unicità di ogni singola organizzazione e le consente anche, se vogliamo, di competere sul mercato. Ed è, diciamo, appunto agire sulla governance è proprio una difficoltà che io incontro quotidianamente nel mio lavoro, perché significa in primo luogo creare una cultura, andare dai manager in primo luogo, dai vertici aziendali, e fargli capire che c'è bisogno di proprio cambiare la mentalità, eventualmente anche cambiare i processi, ma soprattutto andare a portare questa nuova coscienza della sostenibilità in tutti i livelli aziendali. È necessario che si crei una cultura in modo tale che ciascuno sia consapevole del proprio contributo, dell'importanza del proprio contributo per realizzare un vero cambiamento. E quindi perché incontro questa difficoltà? Perché purtroppo c'è, secondo me, ancora troppo la tendenza, da un lato, a percepire la sostenibilità come una questione puramente etica, come un nice to have, no? E dall'altro lato c'è ancora la tendenza a pensare che gli esborsi economici, che purtroppo necessariamente ci sono, perché non esistono soluzioni gratuite, non esistono soluzioni facili, e questi esborsi economici vengono percepiti come dei costi, non come degli investimenti. E questo è purtroppo un ostacolo anche alle opportunità che la sostenibilità porta. Perché per esempio non tutti sanno che ad oggi per accedere a dei finanziamenti ti viene richiesto il rating ESG, oppure per partecipare a delle gare d'appalto ti vengono richiesti l'integrazione di certi principi ESG, e quindi il fatto di non aver adottato una strategia di questo tipo ti blocca poi una serie di opportunità. Anzi, a questo proposito vi racconto, se volete, un caso che mi è capitato. Con nomi, cognomi, assassino. No, nomi, cognomi, no. Se no. Scherzo. No, però appunto si è rivolta a me da poco la manager di una startup, tra l'altro, che quindi per la dimensione non è soggetta ad obblighi giuridici particolari sulle tematiche di sostenibilità. Si è rivolta a me perché vuole intraprendere, pur non essendo obbligata, un percorso, chiamiamolo, di sostenibilità, perché era stata scottata qualche mese prima, perché voleva partecipare ad una gara d'appalto, ma il bando richiedeva, tra i vari requisiti di partecipazione, il fatto di essere in possesso della certificazione di genere, e loro non ce l'avevano. Il bando scadeva di lì a pochi giorni, quindi lei non ha potuto integrare, non ha potuto ottenere questa certificazione, e il morale della favola è che ha perso una grossissima opportunità, e quindi adesso si è scottata e ha detto no, voglio assolutamente essere pronta a cogliere le opportunità future. Quindi diciamo
per concludere un po', sì, trovo molte difficoltà ad far capire l'importanza della sostenibilità ai vertici aziendali e tutto, però secondo me quello che è importante fare è far capire non solo i rischi, quindi non spaventare troppo rispetto ai rischi del non fare qualcosa, ma anche far capire che ci sono numerose opportunità. Prima di lasciarti però, a questo punto ti chiedo di passare dal fare il legale al fare la statistica. Dal tuo osservatorio, una risposta secca e senza paura di sbagliare. C'è un freno maggiore nel cambiare la governance legato al fatto che non se ne capiscano le opportunità e le ragioni, o pur capendole è una cosa che appare talmente complicata e faticosa che uno a un certo punto avrebbe la tendenza a lasciar perdere tutto? Quale di queste due forze frena di più? Forse la prima, diciamo, per quella che è la mia esperienza, forse la prima, nel senso che io, come diceva prima anche Francesca, lavoro più con una fascia di società di dimensioni più piccole, quindi non quelle società che si stanno interessando oggi alle tematiche di sostenibilità anche da un punto di vista di obbligo normativo, no? E quindi queste stesse società non capiscono quali sono le opportunità connesse a approcciarsi ad un percorso di questo tipo, perché credono di non essere, anzi non sono direttamente impattate, ma non sanno che lo saranno indirettamente. Grazie, questa risposta mi è molto utile anche per passare alla successiva domanda. Non sulla statistica, vero? No, sì, soprattutto mi avevi detto che amavi la statistica. No, la domanda è di questo tipo. Intanto è bello capire che nel momento in cui capiscono la finalità anche le fatiche che devono in qualche modo affrontare vanno in secondo piano. Ed è fondamentale in qualche modo far comprendere tutto il disegno. Noi ci troviamo in un mondo che è contraddittorio, l'ha visto prima anche Katia, ci sono tensioni diverse, punti di vista diverse, non ci abbiamo una forse l'abbiamo avuta una qualche sintesi, narrazione comune, ma è durata molto poco. In questo momento abbiamo tante narrazioni, tanti punti di vista e probabilmente livelli di informazione e di cultura molto diversi. Tu sicuramente hai un osservatorio interessante e ti chiedo in che direzione bisognerebbe agire per prendere un percorso che sia esente dai due forti rischi, lo scetticismo da una parte e il fanatismo dall'altro, che poi evidentemente un po' si richiamano. Ecco, con questa domanda. Grazie. Hai 5 minuti per darci la soluzione. Ho 3 giorni di salone. No, ok, però proprio nel discorso delle contraddizioni mi veniva in mente quando Francesca parlava delle imprese vicine alle autostrade che hanno un problema con il loro staff per le auto elettriche. E le imprese manifatturiere, per le imprese manifatturiere essere vicino all'autostrada è strategico, per esempio, perché il loro prodotto esce dallo stabilimento e va direttamente distribuito all'interlocutore del mercato, no? Quindi questa è una contraddizione, vuoi l'auto elettrica però al tempo stesso lo vuoi vicino all'autostrada, vuoi far utilizzare i mezzi pubblici ai tuoi dipendenti però poi vuoi stare in un posto strategico per la distribuzione, per il tuo posizionamento sul mercato. Al netto di questo, perché era divertente questa cosa delle contraddizioni, io penso che ci sia un discorso di consapevolezza e a monte della consapevolezza è necessaria la formazione. Non tanto l'educazione, ma la formazione, vengo dal giornalismo, quindi dalla comunicazione, non è soltanto trasmettere un messaggio, ma dare forma al ricettore del messaggio affinché questo messaggio venga ricevuto in maniera coerente con chi è il ricettore del messaggio e come lo vuole trasmettere chi lo trasmette. Mi hai messo in difficoltà con la domanda, quindi ti do una risposta complessa. No, ma mi aspettavo una risposta complessa. E adesso faccio un esempio che era quello che ci eravamo preparati nelle domande bulgare di qualche giorno fa.
faccio un esempio del Nutri-Score, non so se lo conosciate, è un'etichetta a semaforo che è stata introdotta qualche anno fa in Francia e poi in alcuni paesi dell'Europa per informare in maniera molto semplice il consumatore sulla bontà, chiamiamola tale, del cibo che sta prendendo in un supermercato. C'è qualcuno che vorrebbe introdurla se non addirittura renderla obbligatoria per tutta l'Europa. C'è un forte dibattito a livello politico, non soltanto commerciale e industriale. Io ne vedo delle debolezze, nonostante sia il classico geste per un buon obiettivo, per un obiettivo assolutamente condivisibile, cioè combattere l'obesità, combattere la maleducazione sul fronte alimentare dei consumatori, io lo vedo come un strumento estremamente semplicistico, perché sostanzialmente giudica un cibo buono o cattivo, senza prendere in considerazione cioè però chi lo consuma. Io posso essere un maratoneta, ho bisogno di una dieta altamente ricamente proteica, oppure con tanti grassi saturi. Per quale motivo quindi io devo seguire un'imposizione, perché poi quello è dall'alto, senza avere delle informazioni maggiori sul cibo? L'etichettatura è un esempio che mi viene da dire su come ci sia un dibattito che poi esula purtroppo dall'obiettivo finale. È un dibattito politico, è una guerra commerciale alle volte, come anche per l'auto elettrica, che esula dall'obiettivo nobile e condivisibilissimo tra tutti. Lo si sta vedendo in questi giorni con le auto. Ci stiamo dimenticando il perché vogliamo un processo, il perché abbiamo deciso di intraprendere un processo di decarbonizzazione in Europa così importante, così ad alta velocità, e quindi stiamo applicando delle misure prima di tutto generaliste, perché l'esempio dell'auto elettrica, cioè la percezione dell'auto elettrica in Italia è diversa che in Norvegia, dove dati dell'altro giorno, una volta tanto li utilizzo anch'io, i dati dell'altro giorno sono che l'auto elettrica ha superato l'auto a combustione, bravo, grazie. Qui da noi non è così, c'è un problema di prezzo, c'è un problema di cultura, c'è un problema anche di tradizione, e quindi è questo che purtroppo richiede tanto tempo. Queste contraddizioni vanno risolte non come è stato fatto purtroppo con il Green Deal accelerato come era fino a qualche mese fa, per tanti motivi anche lì più politici che non di sincero intento per arrivare a quell'obiettivo, ma con una maggiore percezione sia da parte della politica e delle istituzioni quanto anche del consumatore finale di come si vuole arrivare appunto ad un'Europa che sia davvero competitiva da un punto di vista di sostenibilità, che poi non è soltanto sostenibilità ambientale ma è anche sociale. Quindi e governance. Più formazione, più informazione e magari meno tentare di risolvere tutto, tra virgolette, normando. Mi sembra sia un po' sì. Questo dal tuo osservatorio. Sì. Ma e su questo, nel rispondermi a questo, vedi le imprese con cui hai a che fare comunque interessate a informare, interessate a formare, o è qualcosa che comunque deve solo rimanere in capo al, diciamo, al policy maker o al regolatore? No, allora io qua sempre per avere domande facili. Sì, grazie. Io qua ci vedo due problemi. Uno contingente, cioè che il momento è di crisi economica, di crisi geopolitica, quindi le imprese come anche i consumatori dicono: non mi interessa impegnarmi sul green, preferisco fare qualcos'altro. Perché? Perché i prezzi al consumo sono altissimi e quindi non posso permettermi di andare a prendere i prodotti bio, ma sono quegli altri che sono più accessibili. Idem, lo stesso ragionamento lo fanno le imprese. E poi c'è un problema strutturale, soprattutto qui in Italia, che immagino questo Teneo lo sappia molto bene, e che ci mette in una condizione veramente di handicap, e cioè che le nostre imprese sono la maggior parte delle volte, lo dicevamo prima, delle piccole, se non addirittura nano imprese, e quindi in quel nanismo di impresa c'è una mancanza di cultura, di percezione che queste dinamiche possono essere competitive, possono mettere queste imprese su un mercato molto più aperto.
cosa che in parte non succede in altri nostri partner europei. E qui effettivamente sulla governance c'è tutto un problema poi da aprire, dato che mi hai detto che devo parlare tre giorni, faccio... Ti interrompo. Grazie. Perché abbiamo delle domande da casa, quindi passo la parola a Katia, che adesso non so quante siano, però le farà lei. E ci hanno già fatto gesto che dobbiamo tagliare. C'è una domanda per Francesca da Luca, che ci dice, Francesca, hai detto che le aziende rivedono i target SBTI a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Ci puoi spiegare in che senso l'introduzione della impact e target prefissati a livello di consumi energetici? C'è altro? Sì. Sì, in realtà ci sono diverse aziende che hanno, mi sembra 239, che hanno rivisto gli obiettivi che avevano, di cui avevano fatto la submission per il Science Based Target. Quello a cui mi riferivo era non necessariamente legato all'SBTI, ma sono gli obiettivi di Google e Microsoft, che avevano un obiettivo di neutralità climatica, quindi di compensazione e riduzione delle emissioni, che con la spinta delle AI e quindi con i consumi che sono tre volte tanto quelli che avevano stimato, sicuramente si sono ritrovati in una difficoltà ad oggi di andare concretamente a ridurre, perché utilizzare rinnovabili ad oggi non è ancora fattibile. Ci sono sicuramente delle, secondo me rientra un po' il greenwashing, rientrano un po' di attività. Io credo che le aziende si stiano impegnando costantemente nella riduzione e che secondo me si trovano ad oggi ad affrontare, come dicevo prima, con una mancanza di tecnologie, con una mancanza di magari supporti anche pubblico-privato, che li porta un po' a un momento di difficoltà. Grazie, io ringrazio Katia. Abbiamo ancora giusto 5 minuti o 6. Per chiudere, parto questa volta da Antonio, che ho lasciato sempre ultimo, così. Se tu dovessi un po' darti un obiettivo e, rispetto a quello che fai nel tuo lavoro per migliorare la situazione, che cosa ti daresti per i prossimi anni? Cioè, che cosa si può fare meglio in generale anche nella tua attività di consulenza e comunque di lobbying a favore dell'ambiente o a favore di un approccio concreto e, diciamo, razionale a questi temi? Sicuramente si può comunicare meglio. Si pensa sempre che chi abbiamo davanti... Noi comunicatori abbiamo questo problema, pensiamo sempre che quello che abbiamo davanti, uno, capisca perfettamente il nostro linguaggio, due, lo accolga come verbo assolutamente indiscutibile e dogmatico. Questo forse perché ci sentiamo sopra, nei motivi non sto a fare l'analisi psicologica del mio mestiere, però c'è un problema di comunicazione, c'è un problema appunto di linee guida. La mancanza di linee guida è una mancanza di comunicazione, cioè proprio non c'è la comunicazione, ti hanno dato una legge, ti hanno dato una normativa, ti hanno detto stacci, capito? Come? E quindi non è soltanto una questione di comunicazione del nostro mestiere, ma è una questione di comunicazione delle istituzioni. E poi anche da parte delle forze produttive, sempre un discorso di comunicazione. Un po' di tempo fa avevo parlato con un imprenditore che da tanto tempo si vanta di fare quella che lui chiama il bilancio sociale, la relazione sociale, e che dice: mio padre non la faceva, ma perché fino a un po' di tempo fa, che non è tanto, guardate, 20 anni forse, le imprese comunicavano molto meno. Io anni fa ho lavorato per Confindustria Pavia, sono entrato che non c'era il responsabile della comunicazione. Perché? Perché la catena di comunicazione funzionava che il direttore scriveva un comunicato stampa, la segretaria, quindi anche in maniera abbastanza old style, lo mandava come una velina delle Brigate Rosse alla provincia pavese, giusto per non fare nomi, e questa con obbligo di comunicazione, era più o meno così.
La cultura è cambiata, ma è cambiata talmente tanto in fretta che adesso le imprese vogliono comunicare tutto e per forza comunicando tutto e tanto comunicano anche male. E quindi questo... com'è che l'ha chiamata ieri il ministro Giuli, questa infosfera? Questo eccesso di comunicazione e di informazione va sicuramente in qualche maniera, non dico incanalato, ma gestito, o comunque bisogna riflettere su questo, non soltanto sulla qualità, come era il discorso delle linee guida, ma anche sulla quantità. Faccio un po' la domanda anche a te, Alessia, anche perché sei una comunicatrice prestata alla finanza. Dove bisognerebbe impegnarsi di più e anche tu nel tuo lavoro concretamente nei prossimi tempi? Beh, diciamo che collegandomi a quello che diceva il collega, c'è un tema di se non ho tante competenze internamente per comunicare, il suggerimento che darei è poco ma preciso e possibilmente quantitativo, cioè quindi diamo degli indicatori sia o comunque dei KPI, cerchiamo di comunicare dei KPI anche sulla parte sociale, che ad oggi diciamo anche probabilmente non essendoci ancora una tassonomia sviluppata è più difficile da identificare, però poco, preciso, e secondo me questo potrebbe essere un modo per evitare fenomeni di greenwashing, social washing e sicuramente quello che abbiamo detto, appunto, greenwashing più recente. Grazie. Chiedo a Melania anche il suo impegno per il futuro. Usciamo dalla comunicazione perché... Allora, secondo me... Ti alzo un po' la difficoltà. Allora, secondo me è una cosa molto importante da far capire alle società, ai manager con cui parlo, con cui mi trovo a dover affrontare questo discorso, è quello della proporzionalità, che poi è stato affrontato anche qualche giorno fa dalla Commissione europea, che a proposito di linee guida, nel parlare dell'applicazione della CSRD, che evidentemente ha messo in crisi tutti quanti, ha dato questo spunto, ha detto bisogna cercare di ristabilizzare un po' gli equilibri e pensare che non è che dobbiamo tutti affrontare le tematiche di sostenibilità allo stesso modo, ognuno fa sulla base della propria dimensione, sulla base delle proprie capacità, e quindi secondo me questo è un concetto che passa molto poco spesso e sul quale invece vale la pena concentrarsi. Ma scusa, passa poco spesso secondo te sempre per un problema di competenza o perché nel volere essere in qualche modo in linea con tutte le richieste si perde completamente la bussola e torniamo un po' alla mancanza di linee guida di cui Antonio... Allora, un po' per disinformazione, perché le figure esperte nella tematica di sostenibilità sono ancora troppo poche, quindi si tende magari a cercare di internalizzare anche queste competenze creandole da zero, e chi si approccia a dover per esempio fare il bilancio di sostenibilità per la prima volta sulla base del CSRD per non saperne leggere né scrivere, appunto a proposito di quello che dicevano i colleghi, comunica tutto anche più di quanto non gli sia richiesto, no? Per paura delle sanzioni, per paura di quello che potrebbero non dire o dire male, e quindi in realtà sì, cioè, probabilmente c'è un po' un tema di disinformazione, un po' un tema di mancanza di figure che possano aiutare le imprese a affrontare questi temi in maniera corretta, proporzionata, appunto. Grazie. Francesca. Non mi sono salvata dalla domanda. Non ti sei salvata, ma te la complico a tua volta. Io ti ho conosciuto che spacciavi merchandising in giro per l'Asia e adesso ti ritrovo che ti occupi di sostenibilità. Qual è un prossimo passo, un prossimo obiettivo che ti puoi dare? Cioè, dove puoi in qualche modo portare anche il tuo sguardo e il tuo operato? Ma quello che io ho sempre detto di me come funzione, diciamo, lavorativa, è di unire puntini, quindi mi piace molto questo, appunto, non spacciavo merchandising, no, mi occupavo di prodotto in Puma, quindi lavorando in una multinazionale
vedere i meccanismi delle aziende mi ha aiutato poi oggi, una volta uscita lavorando invece dal lato esterno, quindi da consulente, ad aiutare le aziende a capire, però da un lato spingere la sostenibilità, ma dall'altro lato anche capire il loro punto di vista, e comunque un'ottica più aziendale e sicuramente più lenta. Mi piacerebbe portare avanti questo, quindi portare avanti un tema di educazione alle aziende verso la sostenibilità, che un po' sarà comunque forzato dalle normative, però aiutandole a fare dei passi da dentro e quindi comunque tenendo conto anche della sostenibilità economica, che sicuramente è un pillar su cui le aziende ad oggi si stanno appellando molto. Grazie, io adesso chiuderei come abbiamo iniziato, quindi richiamo in causa Katia, che a questo punto faccio anche a lei la domanda. Secondo te dove bisognerebbe, anche in quello che fai tu, nel nostro lavoro, impegnarci di più quando aiutiamo magari le aziende a capire la situazione, a vedere le cose come le vedono gli altri? Allora, sicuramente noi facciamo un lavoro molto interessante che ci permette di avere un osservatorio ampio su tanti atteggiamenti, comportamenti, sia delle persone, degli individui inseriti nei contesti e delle aziende. Dal mio punto di vista, quello che dovremmo essere in grado di fare di più è far capire alle aziende che tutto va monitorato. L'impressione è che tante volte si approcciano i temi, i problemi, le problematiche in qualche modo una volta sola, one shot, per capire che cosa c'è in quel momento lì. Le situazioni evolvono ed è necessario per noi come ricercatore fare capire che raccogliere un dato una volta sola in un certo momento non è mai stato forse sufficiente, ma non lo è sicuramente più in questo momento, e quindi tutte le aziende che approcciano il tema della sostenibilità in qualsiasi sia esso l'ambito, quindi la I e la S e la G oppure la CSR in qualche modo, devono capire che devono continuare a monitorare, perché capire che cosa succede fuori le può veramente aiutare nella guida delle loro azioni, sia interne all'azienda e sia anche di comunicazione. E io vi ringrazio, quindi per concludere direi che per riuscire a non farsi travolgere dalla complessità e a vivere i paradossi anche come uno stimolo e non averne paura, sicuramente c'è bisogno di conoscere e non smettere mai di conoscere di più, ma quel che ho capito anche di conoscersi bene, perché forse un po' di autocoscienza consente anche di fare dei piani che siano credibili e che non siano troppo guidati da quello che arriva da fuori. E ringrazio tutti voi dell'attenzione e ringrazio soprattutto i nostri ospiti.